C'era una volta un re che aveva tre figliuole e voleva sapere quale di loro l'amasse di più. Sembra l'incipit di una fiaba sentimentale, in realtà l'inizio di un funesto dramma elisabettiano che parte da un attacco di vanità per finire nella più assoluta e disgregante vacuità. Infatti il monarca in questione pretende di valutare l'amore filiale in base alla pomposità delle dichiarazioni delle figlie, così poi da abdicare, dividere il reame e distribuirlo in parti direttamente proporzionali all'ars retorica delle tre discendenti, due delle quali faranno a gara chi formalizza le più iperboliche e ampollose esternazioni d'amore, mentre la terza si rifiuterà di partecipare all'ipocrita tenzone e dirà niente. Lei sarà pertanto ripudiata e cacciata, mentre le altre due sorelle si spartiranno l'eredità tutta. Il re alla fine si ritroverà solo e disperato, impazzirà, tardi si ravvedrà e amaramente si pentirà, prima di morire di dolore, dopo aver visto perire l'unica figlia che l'amava davvero, quella parca di parole, ma schietta di cuore. Ma chi può essere così insulso e pazzo da smembrare in questo modo così capriccioso ed empio un regno, svilire la propria autorevolezza e miserire la propria vecchiaia? Re Lear, il protagonista della tragedia di William Shakespeare. Quindi per sostenere in teatro l'insostenibile vacuità di Re Lear ci vuole una buona dose di incoscienza, oppure bisogna essere Glauco Mauri, il quale, dopo aver già sopportato quest'onere interpretativo nel 1984 e nel 1999, ha affermato: questa terza volta sono certo che una cosa è giusta, l'età. Perché Re Lear, che dovrebbe avere più di 80 anni, io ne ho 89, quindi dico, su quella sono giusto.